sintetica. Aumento l'alimentazione, ti va a fuoco l'alimentatore. Pure il condominio quando me la scopo forte. Più sono due attesi come il posino. Lei che c'è sta rota, io la rotido. Wow gente, bentornati nel canale. Signori, bentornati nel canale. Questo è il primo video dopo i 10.000 iscritti. Il video dei 10.000 iscritti, quindi buongiorno. Parto col dire subito che questo video ho voluto farlo perché ho preso, mi ha ispirato il video. Sì, ho un ghiacciolo in mano. Mi ha ispirato il video del buon Stumpf, dove andava a recuperare i vecchi pezzi di Da Sup. E siccome io apprezzo davvero tanto Da Supreme ed è uno dei miei artisti preferiti al momento, ho deciso di fare anche io questo video, quindi i crediti vanno al buon Stumpf con il suo canale in descrizione. Spero di ricordarmi di metterlo, altrimenti fucilatemi. Sì, sono consapevole che la luce faccia abbastanza schifo, però ho i led che in qualche modo si sono fottuti, quindi sì, devo prenderne di nuovi, quindi devo un attimo reinvestire in fattore luce. Anzi, prima di partire con il video vero e proprio, vi invito ad andare a cliccare sul link che trovate sotto in descrizione o nel primo commento, che vi riporterà a Together Price, che è il sito con cui collaboro, dove potrete trovare a sconti ridottissimi abbonamenti mensili come possono essere quello di Spotify, quello di Netflix e tutti questi siti qua che richiedono un abbonamento mensile, e li troverete a prezzi stracciati. Cliccando sul link che vi lascio per l'appunto sotto in descrizione o nel primo commento, avrete 2,50€ in regalo da poter utilizzare in uno di questi siti, quindi avrete un primo mese praticamente garantito. Direi di andare a cercare quelli che sono i pezzi di Da Supreme che in pochi magari conoscono, comunque quei pezzi che sono piuttosto vecchi, risalgono comunque a diversi anni fa. Il primo che voglio andare ad ascoltare è il pezzo che si chiama Grazie a Dio. Questo pezzo di Da Sup, questo pezzo, da quanto ho capito, è un suo pezzo del 2016. Solo che un soggetto l'ha buttato fuori così adesso, ma comunque in teoria è un suo pezzo parecchio vecchio. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di andare ad ascoltare il pezzo. Ma sono confuso, adesso vi dico. Però è bella, cazzo, mi piace. Ok, cioè è veramente strana. È veramente veramente strana. Però allora, partendo dal presupposto che non si capisce un cazzo, sembra che parli, non lo so, in qualche lingua ambigua. Quindi, ok, il testo, non ho capito nulla, se non grazie a Dio. Però a livello sonoro, cioè, è proprio bello, cioè, è figo da ascoltare. Ma sembra, sì, sembra comunque lo stile di Da Sup. È un artista che devi ascoltartelo proprio così, easy, in sciolta. Devi ascoltare il come suona il tutto, non devi star lì ad ascoltarti troppo il testo. Devi concentrarti sull'insieme. Non so veramente come spiegare, perché è così particolare. Poi, ok, vabbè, Da Supreme feat. Young Miles, che cringe, l'ho già ascoltata. Poi, sott'occhio, c'ho Da Supreme Rockstar. Me la vado ad ascoltare. Anche questa dovrebbe essere una canzone vecchia, in teoria. Però uscita solamente di recente, perché l'hanno buttata fuori così a caso altra gente, non lui. Carina. Carina, questa mi è piaciuta. Allora, questa qua secondo me doveva chiudere un po' prima. Forse ha tirato un po' troppo lunga poi con il ritornello. Doveva chiudere magari un po' prima. Una canzone non troppo impegnata, chiaramente, questa qua. Il beat era molto più leggero rispetto agli altri di Da Supreme. La prossima è Annabelle. Pure questa penso sia una di quelle sue vecchie che sono state buttate fuori recentemente. Quindi vediamo un po' di cosa si tratta. Se ci vuole mezzo secondo, ma io sono il male come Annabella. Che giri di testa nel multipodia, manca l'appello ma non si nota. Scrivono tutta la vita che la non si nota. Dico la dico che fatti la gente fuori. Bella. Però è figa, anche se purtroppo qua è registrata da telefono.
Ok, questa qua purtroppo era... Fermo lì. Purtroppo questa qua era registrata, stata registrata da telefono, quindi fa un po' cagare a livello, cioè, per come si sente qua. Però in sé quella canzone lì è veramente figa, cioè, se uscisse con la qualità buona, cazzo, spaccherebbe un botto. Era, vabbè, sì, forse la solita canzone di Da Supreme, però figa anche quella. Cioè, ve l'ho detto, il mio cervello apprezza qualsiasi cosa sia opera sua, cioè, poco da fare. Può fare la stessa canzone, però pubblicarla con un nome diverso, ma io l'apprezzerei lo stesso, fantastico. Poi sul suo canale invece abbiamo Lil Trap Boy Prod Da Supreme. Ora questo non so se sia solo un beat o una sua canzone, in ogni caso me la voglio ascoltare. Via. Amo questi suoni. Sono autistico ma amo questi suoni. È bella. È bella. Madonna. Madonna, i bassi. La Madonna. Cioè, capite il suono qua? Cioè, questi suoni strani, non lo so. Solo che questa qua, secondo me, poi l'ha riutilizzata in Bugs Bunny. Perché i suoni erano... era praticamente la stessa roba. La canzone è, sembra pressoché la stessa. E questa qua è stupenda. Sentite quanto è simile. Wow. E boh, cioè, fate voi, fate voi. Ah. Boh, io a mani basse vi dico che questo è uno dei suoi pezzi che mi piacciono di più. Questa canzone qua, tra l'altro, allora, l'ascoltai ai tempi in cui uscì, quindi 31 ottobre 2018, quindi l'anno scorso. L'ascoltai già l'anno scorso, ma e la riscoprì solamente oggi, appunto, per fare questo video, che l'avevo già ascoltata prima. Ve l'ho già detto mille volte ancora prima, quando butta dentro tutti questi suoni, il mio cervello non capisce più un cazzo, e boh... Comunque dicevo, Salmo, Buon Natale di Brand, Da Supreme Remix, l'avevo ascoltata nella reaction di Stumpf, però non me la ricordo e sono sincero, quindi vorrei andare a recuperarmela anche questa. Vada. Mamma mia che roba. Dov'è papà? Buon Natale di me. Madonna. Ma lei. Tutto bene, male. Boia! Lo stesso giorno ti sente. Boia, e che? Raga, non ha senso, eh. Buona festa dei. Madonna, che casino! Buon Natale di me. Non ho capito un cazzo, ma mi è piaciuto lo stesso. Da Sup dovevi fare il remix anche dalla parte di Gem e Mad, cioè poco da fare, no? Non potevi fermarti solo a Salmo. Il mio cervello ha bisogno di queste cose. Ragazzi, ero un pazzo, l'ha fatta quando aveva 15 anni sta roba, cioè vi rendete conto? Poi anche I Bambini Fanno Mob, anche questa l'avevo ascoltata nella reaction di Stumpf, però neanche questa me la ricordo, perché comunque il video l'ho visto un po' di tempo fa. E vorrei riascoltarmela per bene. Già questa canzone è cattiva di suo. Mamma mia. Aiuto. Ya. Guarda come forte ingoia. Giro con un pala addosso. Arriva, ti prego. Vi saluto. Io boh,
Nel senso, no? Cioè, non puoi neanche commentarla sta roba, perché si commenta da solo. Prima comunque sono scoppiato a ridere perché ho letto i primi commenti e c'era uno che scrive da supremo: mia mamma e fai nascere un piccolo kick distorto. Non lo so, sul momento mi ha fatto un botto ridere. Oppure un altro che ha scritto: oddio, voglio picchiare una suora. Dopo aver ascoltato questa canzone, ogni persona che mi parla sento solo i bassi di da supremo. Ma dai, raga, ma che cazzo? Cioè, boh, ma recuperatevele queste robe se non le avete ancora ascoltate, perché finite in un mondo che, cioè, questa qua non è musica, è oltre. Questa qua è oltre la musica, cioè, boh. Poi, Jamie Tights, scusa, il remix di Da Supreme l'ho già ascoltato. Anzi, no, un cazzo, non l'ho ascoltato questo. Vediamo un po'. Non lo faccio più, non lo faccio più, no, scusa. Non lo faccio più, non lo faccio più, no, scusa. Bella, bella. Vai, arriva, vai. La Madonna! Raga, questa era parecchio tranquilla, no? Ma il drop, cioè, vabbè. Oddio, aspetta, cos'è? Questa qua è Circus... Circus Prod da Supreme. Questa qua mi dà che l'ho ascoltata. Cioè, il video l'ho visto, ma io in realtà non l'ho mai vista questa. Cioè, non l'ho mai ascoltata, quindi non so cosa sia. O forse l'ho ascoltata, ma non me la ricordo. Questo cos'è? Un beat? O è una canzone sua? Ah no, vero, questa qua l'ho già sentita. Vero, vero, vero. Sì. Ma cos'è che vuoi dire? A uno così! Cioè, di qui devi solo ascoltare e basta. Devi solo ascoltare e startene bello che zitto. Che dire, questi qua erano tutti i suoi pezzi che non avevo mai ascoltato. A partire dalle canzoni dove cantava, ai beat che sono gli ultimi che abbiamo ascoltato. Lui su Instagram ha detto che ritornerà quando avrà l'album chiuso. Quindi non ci resta che aspettare, perché qui, raga, chiudo qua perché sennò veramente mi viene un video infinito. Nulla, grazie Stunf per avermi ispirato per fare questo video, perché sì, tanta roba. Passate, andate a vedervi anche il suo di video, perché merita. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Non so che video sarà, insomma, vedremo. Nulla, seguitemi su Instagram, andate sul link di Together Prize, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, condividete, mettete la campanellina, fate tutto quello che volete. Ci si becca a un prossimo video. Anomalo, bella.